Paris, ringrazio Paris perché è riuscito anche a recuperare un po' di tempo. L'illustrazione è stata molto chiara, molto, molto utile, credo, anche alla tavola rotonda che ora segue, e ha evidenziato, insomma, diversi aspetti, no? Che provo a riprendere, a ricucire rapidissimamente: il tema delle pressioni diffuse, il tema dei nuovi inquinanti, abbiamo sentito parlare di pesticidi, ma alcune considerazioni valgono in realtà anche per altre sostanze, penso agli PFAS del Veneto, abbiamo sentito parlare di REACH, di glifosate, abbiamo sentito parlare dell'importanza del fattore tecnologico. Quindi io vengo da una regione dove, appunto, è stato ricordato, in particolare i metaboliti della atrazina vediamo con maggiore frequenza. Abbiamo sentito parlare della complessità delle policy che bisogna mettere in atto sulla base di questi dati, sia in termini preventivi, perché parliamo certamente del tema delle vendite, ma parliamo per esempio del tema delle infrastrutture, degli approvvigionamenti idrici, sia in termini di risanamento, cioè i tempi di risposta estremamente lunghi, estremamente complessi dei sistemi ambientali nel riposizionarsi. E poi abbiamo sentito parlare di un altro tema, che è quello dell'effetto sanitario, del rischio sanitario, e quindi quello che può essere anche il contributo in termini di epidemiologia ambientale, di tossicologia, che deve essere sempre più sviluppato. Allora, di tutte queste chiavi di lettura e delle informazioni che ci ha illustrato Paris, adesso proviamo a fare una lettura attraverso la tavola rotonda, che, considerata anche la logistica di questa sala, io propongo di organizzare in questo modo, quindi in due giri. E farei un primo giro chiamando a raggiungermi qui sul banco, diciamo così, le istituzioni. E poi un secondo giro gli stakeholder. Abbiamo, direi, circa un'oretta per ognuno dei due gruppi, quindi interventi non particolarmente lunghi, ma quindi chiedo fin d'ora di concentrare in 6-7 minuti i vostri interventi, per poi lasciare le conclusioni del direttore di ISPRA Alessandro Bratti, a cui chiedo fin d'ora di comprimere non in mezz'ora ma in una ventina di minuti la sua replica conclusiva. Quindi chiamo chiamo a raggiungermi qui sul banco il direttore generale di ARPA Emilia Romagna, Giuseppe Bortone, il rappresentante della Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, il dottor Carlo Zaghi. Poi abbiamo la dottoressa Liliana Cortellini, della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, sempre del Ministero dell'Ambiente. Poi abbiamo il dottor Giuseppe Blasi per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e la dottoressa Cecere del Ministero della Salute, e la dottoressa Elvira Cecere e la dottoressa Lucia Antoci di ARPA Sicilia. Allora, dovremmo avere sedie a sufficienza per tutti. Quindi ci prendiamo, dicevo, un'oretta per questo giro, poi invece abbiamo un secondo giro con i portatori di interesse, sentiremo le associazioni ambientaliste, i portatori di interesse in vario genere, i produttori. Allora, gli chiedo quindi fin d'ora di stare molto nei tempi per consentire a tutti di portare il loro contributo a questo dibattito, e comincerei dal mio amico e collega Bortone, con cui così chiediamo a lui di rompere il ghiaccio. Bortone, Emilia Romagna, peraltro prima di fare il direttore dell'ARPA ha fatto il direttore del settore ambiente della regione, quindi, come dire, ha visto anche il versante policy, risposte, scelte decisionali. Qual è l'esperienza dell'Emilia Romagna? Che tipo di politiche, di interventi si mettono in atto per contemperare le necessità di un territorio agricolo così importante con la tutela dell'ambiente? E anche, se me lo consente, un'altra domanda che poi farei anche alla collega Antoci più tardi, è: che cosa ci aspettiamo dalla 132 come sistema nazionale di protezione ambientale? Prego. In 7 minuti. Buongiorno a tutti e grazie al Presidente della sessione per l'introduzione. I complimenti a ISPRA Pietro Paris, perché lo possiamo dire, anche se ormai siamo nell'unico sistema, quindi pecchiamo di autoreferenzialità, però è un bel rapporto, si legge volentieri ed è, insomma, credo, la prendo da questo versante, per il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale una bella
immagine, nel senso che restituisce, non richiamo i numeri, però restituisce le potenzialità di un sistema nazionale in termini di produzione di informazione fondamentale per supportare poi le politiche ambientali. Direi senso, diciamo, delle potenzialità, ma restituisce altrettanto bene quello che è la principale sfida del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. È la disomogeneità, l'avete visto i dati distribuiti a macchia di leopardo, perché quella è la realtà su cui credo noi dobbiamo assolutamente cimentarci, perché credo che sia la sfida principale del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. È stato detto, ci stiamo dando gli strumenti, c'è un consiglio di sistema che sta lavorando proprio, assumendo come primo obiettivo quello dell'omogeneità, dandosi degli strumenti, e le linee guida che prima Pietro Paris citava vanno in quella direzione. E mi permetto di richiamarle, perché le richiamerò più volte. Evidentemente una problematica come questa dei fitosanitari, o comunque come quelle dei contaminanti emergenti, non può che essere affrontata in maniera, diciamo, uno, pragmatica, due, integrata tra quelle che sono le capacità di monitoraggio di conoscenza, e orientare queste capacità di monitoraggio di conoscenza a supportare, come si diceva, le politiche. Quindi l'integrazione in questo settore, ad esempio, tra la parte di monitoraggio ambientale, le politiche di gestione delle acque a livello di bacino, le politiche dei piani di sviluppo rurale, quindi tutto quello che afferisce alle politiche agricole, è fondamentale, è la chiave di volta per la soluzione del problema. Le linee guida assumono, quelle che abbiamo di recente approvato nel Consiglio di Sistema, assumono questa dimensione pragmatica e integrata, danno degli indirizzi per avere almeno un minimo comune denominatore, assolutamente necessario. E quindi dà degli indirizzi a che i monitoraggi vengano basati su informazioni certe, omogenee, i dati di vendita, è stato detto, le analisi delle pressioni, le caratteristiche dei bacini idrografici. Non ultimo, la fattibilità analitica, perché è evidente che la rincorsa all'aumento delle sostanze indagate non può prescindere dalla fattibilità analitica anche in termini di risorse economiche, che le agenzie devono mettere a disposizione. Voi pensate che l'agenzia come la mia, 98, circa 100 in media tra acque superficiali e sotterranee, principi attivi analizzati, andiamo a spendere 550.000 euro anno per il monitoraggio. Quindi capite che sono impegni di carattere anche economico e tecnico-scientifico importanti. E quindi va approcciata la questione con, come si diceva, con realismo e con pragmaticità. Le linee guida si differenziano, credo, dagli documenti precedenti, queste ultime, perché dicono, individuiamo qual è un minimo comune denominatore fra tutte le regioni. Allora, le 32, mi pare di ricordare, previste per legge, quelle bisogna farle tutte. Dopodiché ci sono le chiavi di lettura per dire da quelle 32 dove arriviamo. Nella mia regione, e ripeto, qui se forse in regione, se è questo è una caratteristica forse particolare e peculiare della regione, quella di aver dialogato insieme parte ambientale e parte agricola, sono state individuate quel set di sostanze, quelle 100 sostanze che prima vi dicevo. Quindi monitoraggio sul biota, e farò un passaggio anche di peculiarità nostra come agenzia anche sugli alimenti, che è l'altro incrocio che bisogna fare per garantire un quadro di conoscenza omogenea e importante. Supporto ai programmi di misura, e i programmi di misura sono nei piani di gestione del distretto idrografico, sono nei piani di sviluppo rurale. E questo, il monitoraggio, va principalmente orientato a supportare quei programmi, a restituire l'efficacia e l'efficienza di quei programmi di misura. Sviluppo di metodologie analitiche, l'abbiamo già detto, c'è la questione delle LOC, c'è la questione delle incertezze delle misure, e quindi bisogna andare di pari passo con questa acquisizione di nuova conoscenza. La verifica è l'altra questione dell'integrazione sull'impatto sugli ecosistemi e sulla salute. Allora, nella nostra regione noi stiamo sviluppando insieme all'assessorato sanità delle competenze tecniche di monitoraggio anche basate sulla tossicologia ambientale, che ci danno indicazioni fondamentali per poi arrivare a quel ragionamento sull'individuazione delle soglie. Quindi un disegno che direi caratterizzato da razionalità,
da approccio scientifico, da pragmatismo. I risultati quali sono? Questo è uno spaccato, non so se si vede bene alla diapositiva, però l'ho rappresentata in questa maniera per due motivi essenziali. Questi sono i numeri delle determinazioni, questa è la torta del numero di determinazioni sulle acque superficiali su 145 stazioni di monitoraggio. Come vedete, questa fetta grossa della torta, che è il 93%, siamo tutti al di sotto delle LOC, due minuti, dove le andiamo a verificare queste condizioni anche per lo 0,4% al di sopra degli standard di qualità ambientali? Nelle chiusure di bacino, nei punti di maggior drenaggio del sistema idrografico idrologico della regione, perché è lì che dobbiamo capire qual è l'efficacia dei nostri interventi rispetto alla corrispondenza sulla qualità dell'acqua. Sulle acque superficiali lo spaccato è questo: abbiamo delle presenze di sforamento delle sostanze, degli standard di qualità ambientali, ci sono delle presenze indubbiamente. Il problema dove viene rappresentato? È rappresentato questo istogramma nelle punte rosse, che sono la falda freatica, che è una falda freatica, è una ipodermica quasi sospesa, molto effimera, che non ha utilizzi, però è lì che dobbiamo concentrarci per valutare le politiche da mettere in atto. Finito con le slide, un minuto per dire glifosate. Glifosate, noi dal 2018 saremo attivi sul monitoraggio del glifosato e degli AMP. Abbiamo dovuto fare un vero e proprio percorso di ingegneria economica per ritrovare le risorse per gli investimenti, ma anche di assemblaggio di una tecnica analitica che ci potesse consentire di sostenere quei numeri. Avete visto, sono numeri rilevanti, 92.000 parametri. E il glifosato non si presta alle analisi multiresiduali, per cui con un'unica corsa si fanno tutte i vari principi attivi. Bisogna avere una metodica dedicata. Abbiamo, adesso non vado nel dettaglio, però si è assemblato uno strumento idoneo, con dei LOC idonei, con dei livelli di incertezza della misura appropriati. 450.000 euro di investimento. Adesso partiremo con la campagna a tappeto su queste basi noi vogliamo operare, quindi certezza delle misure, attenzione a delle procedure standardizzate di individuazione delle sostanze via via ritenute prioritarie. L'Europa ha un sistema efficace che si chiama watch list e per esempio i neonicotinoidi che ha fatto vedere Pietro Paris sono dentro la watch list, tra l'altro in Emilia Romagna le facevamo anche da diversi anni. Analisi degli alimenti, noi facciamo 1.500 campioni, controlli sugli alimenti rispetto a 7.500 nazionali, le irregolarità, che vuol dire valori al di sopra di quelle che sono previste dalle norme, parliamo dell'1% delle questioni. E ultimo, e davvero chiudo, importanza di collegare le misure del piano di gestione del distretto idrografico al piano di sviluppo rurale. Do solo questo esempio, scusandomi, ma voglio dare l'esempio più che evidenziare la realtà regionale. Una di queste misure, no, che rientra in quell'acronimo IAF, che sarebbero impegni aggiuntivi facoltativi, misura 22 del piano di sviluppo rurale dell'Emilia Romagna, ha individuato dei bacini articolati per comune, per sottobacino, dove c'erano delle condizioni di criticità e su cui la messa in atto di misure di sostituzione di alcuni principi attivi poteva portare a un netto miglioramento della qualità delle acque. Le sostanze in questione sono state individuate in tre: metolaclor, S-metolaclor, cloridazon, terbutilazina, che avete visto. Si sta lavorando con la possibilità di riconoscere una priorità nei bandi del sviluppo rurale a quegli agricoltori che si prestano come misura aggiuntiva e volontaria a questa sostituzione in quei bacini di criticità. Questo credo che sia la politica su cui dobbiamo arrivare. Non me ne voglia Paris, la rincorsa all'aumento del numero dei parametri monitorati probabilmente ha bisogno di un sostentamento legato a questi aspetti, quindi all'applicazione e al collegamento tra le misure e l'effettiva efficacia delle misure in termini di miglioramento qualitativo delle acque. Scusa se ho sforato, ma più o meno questi erano i punti. Grazie.